I ragazzi si appuntano questa esatto. cosa, perché ci credono giustamente oramai. Sì, poi chiaramente ci sono delle eccezioni, però la regola di solito vale. E secondo me la regola vale, cioè tutto dipende da cosa succede nelle prime 48 ore di conoscenza con una ragazza. Io sono andato oltre nell'elaborazione. Fantastico, adesso me lo dici però. Sì. Allora, le prime 48 sì, ore, per perché? Mettiamo, si conosce una persona dell'altro okay. sesso. Ecco, allora, in quelle 48 ore, nelle prime 48 ore, i primi due giorni, si decide, cioè, magari la persona ci interessa, vediamo che c'è un minimo di feeling, eccetera. Da come ci comporteremo nelle prime 48 ore si deciderà il futuro, cioè se varrà la regola dell'amico, se si diventerà amici sostanzialmente o se si rimarrà. Ma bastano davvero 48 ore? L'hai provato, sperimentato? Sperimentato, perché se parte subito una cosa che c'è feeling così, allora dipende da come ci si comporta in quelle 48 ore, ossia, ragazzi all'ascolto, secondo me, attenzione. Voglio dire. Cioè, se nelle prime 48 ore fate troppo gli amici, rimarrete amici a vita di quella persona. Se cominciate un po' subito a far capire che probabilmente, cioè, vabbè, non se ne fa niente in ogni caso, però almeno se ne fa, probabilmente si arriva a un qualcosa un po' più approfondito e ragazzi, bello. Io ci crederei, perché mi sembra che Max ci becca, quindi non è male seguire un consiglio da uno, insomma, che la vita l'ha vista un pochettino bene, perché insomma il cronista poi è uno che approfondisce le certo, situazioni. Certo, bisogna, per cui, come diceva qualcuno, bisogna sporcarsi di vita, praticamente. Ecco, bravo.